Ciao, sono Alessandra Amato, o meglio il dottor Ama, e oggi voglio parlarti dei vari checklist che devono essere rispettati durante la prima visita osteopatica. Primo step, l'anamnesi. Dietro le mie chiacchierate raccolgo tutta una serie di informazioni come farmaci in corso, traumi, patologie, qualunque cosa che mi renda le idee chiare su come procedere. Seconda, la diagnostica. Terza, i test ortopedici. Quarta, analisi fisica e valutazione del movimento, molto importante per percepire e far percepire i limiti in essere. L'ultima fase, la fase di correzione, ricca di manovre dirette o indirette, tali da essere a volte anche molto delicate, in base al tipo di intervento da fare o al tipo di soggetto che ho di fronte. Questa è la parte più bella perché viene investita da una sensazione, il paziente viene investito da una sensazione di leggerezza mai provata prima. Se ti è piaciuto questo video, metti un like. Non dimenticare di seguirci, facci pure delle domande e ci vediamo al prossimo argomento. Ciao!